dedicate ai servizi, all'assistenza. La civiltà romana, molto spesso troviamo nei libri, a un certo punto sparisce questa civiltà, e con me mi sparisce. No, era diventata una società multiassistita. Cioè non giustiva uno che ha la carta a te, che ha musicale la carta a te, e chi lo schiave la carta di mano. E poi dato certo pure a te. E quindi ecco il subentrare, ecco la scomparsa. I libri di storia raccontano di una civiltà che va verso il devenire. Ma come? Perché? Qua cerchiamo il motivo. Sono pochi i magazzini, nessuno fa di casa. Ci stiamo, il Plumbaris. Ma ci vedi tu? Perché? Perché si appalava, e estraeva le lastre di piombo, ne ricavava tubazioni per portare l'acqua di qua, per portare l'acqua di là. Ci stavo Gemmarius, a potevano, e che faceva ciò che c'erano un minimo di negozi, c'era tanta ristorazione, tanti locali simili a dei McDonald's, Termopolium o Tierni, che andavano a mangiare a gente che girava, nessuno mangiava a casa. E quindi è una società multiassistita, già che aveva, nel momento in cui godevano di queste risse, aveva già imbroccato la strada del decadimento. Dico io. Perfettamente. Sì, particolarmente ravvinato. Nell'ambito delle botteghe vincolate, almeno per questo meno di un quarto scoperto, da sicuro che avrò alla prendere un'altra parte della città, ma si vede già, se la mia televisione, no, e là era il grande lusso, c'è stato il teatro subito appreso, e quindi si poteva scappare il piccerino, si poteva come immaginiamo che non ci fosse. Andiamoci a cosa è il gioco.